In che stanza sei adesso? Facciamo un giretto, eh? Attenzione. È 2 minuti e 48. Facciamo di quella qui adesso, facciamo di là col tuo. Ok. Vedi quando parte. Vai, vai, ci siamo. Siamo scesi qui sotto, Aurora, in questa stanza, perché c'è anche una vasca in mezzo alla stanza. Vedi sto cosa c'è, no? Si sta girando. Sai cos'è? Cos'è la C'è un stanza? odore strano, ragazzi. Strano però. Io non lo sento proprio ciò. Non riesco a capire se è tipo di bruciato Diciamo. o di sostanza tipo Adesso ammoniaca. l'obiettivo è fargli rispondere tramite K2. Che cos'era questa stanza, Aurora? Abbiamo un registratore? Io voglio troppo andare di là, io vado per ultimo. Che lì l'altra volta dove l'ho È andato bene. trovato io. Mia, sì. Però... Sì, ma me lo sentivo che Prova, di là c'era mi ha qualcosa. dato già dei segnali, invece stasera ancora niente. A volte vedo anche dopo mezz'ora, dopo un'ora, bisogna avere pazienza. Ma sì, Ovviamente appena magari arrivo ora io non comincio a c'è. aprirla. Magari ora non c'è. Diamogli Lo so. tempo di arrivare. Tu fai brillare solo una volta, Aurora. O Penso di avere se piede nel non c'è vuoto. Aurora, qua con Penso di l'altra avere persona piede ci nel sono vuoto loro. io. Ragazzi, ragazzi, andiamo. Non si capisce poi. Ma sto bastone qua? No, quello l'avevo messo io qualche tempo fa, quando Sì? ero già venuto qui. Però c'è un rumore strano e Fa continuo, freddo. tipo... Bro. Aurora, dove sei? Ma non ti trovo, lo sai che ti sei nascosta bene. Se siamo vicini a te, fallo brillare. La tua volta e riprendi quello che c'è. Sei qui dietro? Prendi tutto. Sei qui dietro, Aurora? Sì? T'abbiamo trovato? Ho fatto un rumore qua a L'ho sinistra. sentito. Sei scappata? Sei qui allora, t'abbiamo trovata. Proprio rosso rosso, proprio vicino a noi, Sì, è proprio qui. Sei contenta, Aurora, Non che siamo qua? smette. Non smette proprio.
No, è tornato. Mi sa che ci è passato davanti. Vero? Sì. Guarda qua, vieni qua. Abbiamo trovato, Aurora. Quindi ti eri nascosta qui dietro. E mo è di nuovo scappata, però. Sì, è andata via di nuovo. Mo ti veniamo a cercare, eh? Vogliamo giocare con te, non ti preoccupare. Sta correndo da una parte all'altra. Come l'altra volta. Sì. Cerca solo di fare attenzione che qua si cade, eh. Vuoi farci capire dove sei, Aurora? Fai un piccolo rumore, che ti troviamo di nuovo. Come se giochiamo a nascondino. Per me è tornato nella stanza. Di qua rimane. Secondo me è tornato nella stanza. Perché è sembrato che prima, illuminato di brutto, era davanti a noi e poi tutto in una volta è scappato di là. Infatti abbiamo sentito il rumore dall'altra parte. Quando era rosso rosso perché l'hanno messo in mezzo, non sapeva come Sì, passare. probabilmente gli abbiamo messo ansia. Sei nella stanza qui, Aurora. Abbiamo lasciato la luce accesa, hai visto? Attento. Questi sono i tuoi trucchetti, Aurora. Fai le buche, fai. Lo fai brillare ancora, Aurora. Volevi farmi cadere? Silenzio un attimo. Attento che c'è un altro buco. Sei qui allora? Ah, sei qua, vedi? Sei tornato nella stanza. Quindi allora vuoi giocare con noi? C'ho freddo addosso io. Magari voglio giocare con te se... e ti tocca. Vuoi giocare con me? Ti è piaciuto il giocattolo che ti abbiamo portato l'altra volta? Dai, giochiamo ancora 5 minuti, poi ti prometto che andiamo via. Siamo tuoi amici. Prendi dietro di me. C'è qualcosa? Meno male, mi sentivo soffiare. Stavo spaventando, mi sentivo soffiare. Mi stavo spaventando. Sei tu che soffiavi a Gianluca? Detto sì, era lei. Perfetto. Può soffiarmi ancora? Secondo me fa come l'altra volta. Passa, va, passa e va. O magari fa giro giro tondo.
Stavolta quando va su e giù, infatti fa stai correndo, pum. Fatto rumore. Fatto tipo un tic. Stiamo tornando dove eravamo prima, Aurora. Non so se si è sentito in qua ha fatto con la registrazione. Sei di nuovo là dietro, Aurora. Stiamo arrivando, sei qua. Stavolta no. Ma sono tuoi questi guanti? Non penso. Stavolta non sei qua, E dove ti sei nascosta? Ho fatto un altro tac di là. Di dove? Tipo metallico sto giro. Andiamo di là. Non quello che hai schiacciato tu, ma qualcosa di più piccolo. Eccola qua, eccola qua. Sei entrata di nuovo dentro? È fissa, è vicino, è vicino. È qui. Sei qui con noi. Mi è passato a fianco, ho sentito freddissimo. Sei qui con noi. Sei qui con noi, Ho sentito un freddo esagerato quando... Anche io. Ma mi sta pigliando il collo. Non può anche essere che la finestra la sopra ti tira il vento in posto. Però mi prenderebbe anche qua. Invece mi piglia solo sta parte. Ma siamo sicuri che è lei? O è qualcun altro? Perché mi sa troppo alto. C'ho sto dubbio. Perché Aurora comunque l'altra volta giocava molto più spesso, capivi subito che era lei. Ora c'ho il dubbio che sia... C'è un vento esagerato da queste parti, perché sta svolazzando di tutto sulla telecamera. Guarda che roba. Sta svolazzando di tutto. Quelli più che altro sono gli effetti, vedi? Sembra polvere o qualcosa del genere. Ma ti piace questo stanzino? Sta continuando a giocare, perché sta correndo da una parte all'altra. Poi magari... Ci sbagliamo, non è solo lei che corre da una parte all'altra. O la stanno inseguendo, la vogliono prendere. O magari sta giocando con qualcuno. Secondo me sta giocando. Perché anche la sorta era così. Stai giocando, è illuminato. Fai sei con la tua amica, è illuminato. Nel registratore è uscita la voce del nome dell'amica. Quindi secondo me sta giocando. La sorta correva, illuminava. La voce dell'amica è uscita nel registratore, più la sua voce che è il suo nome. E mo sta facendo più o meno simile, però è molto più vicina, cioè l'altra volta arrivavo poche volte al rosso, e qua no, era tutto dall'altra parte nella stanza. Invece qua sono già due volte che torniamo e due volte che viene di qua. Sta andando su e giù, non vuole prendere, non vuole. Sono convinto che se vado nella stanza comincia di nuovo a brillare e ritorno qua a brillare di nuovo, come ha fatto prima. Sta giocando, o magari c'è qualcuno che magari sta andiamo scappando. Di là, viene di qua. Però mi sa di strano. Perché per essere una bambina è troppo alta che ti viene freddito al collo. Facciamo un attimo di silenzio. Allora siamo qua noi, Adesso sei tu che devi venire a cercarci. Ci vieni a cercare tu adesso. Quando si illumina vuol dire che ci hai trovato. Praticamente adesso siamo rinchiusi in uno stanzino. Come se fosse uno stanzino. Guarda qua che cosa c'è qua. Ma qua c'è praticamente un... Sembrano delle ossa di qualche animale. Qualcosa del genere. Chissà che stanzino era questo. Di postiglio, qualcosa del genere. Probabilmente. O magari erano delle... No, scale no. Scale perché stanno di sopra, di là. Vedi, qua. Sì, sembrano delle scale che vanno su, però dove vanno? Chiuso. Qua c'è una finestra. Ha fatto un pallino.
Sei arrivata qui? Pallino. Sei arrivata qui? Quando ho detto finestra? Sei dentro la finestra? Sentito? Pallino. Sei arrivata qui? Quando ho detto finestra? Sei dentro la finestra? Sentito? Pallino. Sei arrivata qui? Quando ho detto finestra? Sei Sei arrivata dentro la qui? finestra? Quando ho detto finestra? Sei dentro la finestra? Sentito? Cosa, un track? Sei stata tu? Ha brillato ancora? Guarda No. C'è solo la testa, sempre attenzione. lì. I brividi. Proviamo a spostarci di nuovo. Chissà se c'è una. Forse qua c'erano delle assi appoggiate. Perché sembrano. Magari tenevano la. Ne so, la conserva o qualcosa del genere. Sembra che c'è luce di là. Sono Sembra che c'è luce di là. Quella tua. io, vedi. Penso che siamo solo io a torcere. No, no. Questa stanza con sta vasca in mezzo mi sa troppo di. Sai il film SPM? Chissà cosa c'è là sotto. O magari si è nascosta lei. Che è immensa però, eh. È tanto, tanto grande. Mi sa di cantina questa parte, non so perché. Non lo so, non so cosa pensare. Mi sa di là di un'altra stanza, perché mi sembra un, tipo un giocattolo, una casetta. Proviamo a passare di qua, magari in questa stanza qua non ci siamo ancora stati. Dove ti sei nascosta, allora? Non riusciamo a trovarti. Proviamo dentro qua. Perché c'è una tipo di casetta, non so cos'è quella. Non so capire cos'è. Vediamo solo se ancora dà segnale qua, che non vedete questo illumine, magari è per questo. No, sono Controlliamo. tubature dell'acqua, non c'entra Non lo so, niente. non si sa mai. No, no. Perché vogliamo essere reali il più possibile. Magari si dice perché c'è i tubi. Vedete? No, sono Non fa tubature niente. dell'acqua. Vedete? No, no, Voglio l'acqua non fa essere niente. reale. Quando si illumina, perché si illumina. Questa sembra una stanza nuova. Qua ero venuto pure l'altra volta, ora se mi ricordo, perché c'è un casino qua grande. Magari ti sei nascosta qui? Sei qui dentro? Aspetta qua, se non magari mi riprendi mentre vado dentro. Vediamo se si illumina qua. Non so se c'è qualcosa per terra che mi posso far male. Tutti i Vediamo, mattoni, bisogna tutti i fare solo mattoni. Ha attenzione. brillato, no?
No, non ho visto. Allora forse è contro giù con l'indice. Attenzione, solo la piastra. C'è qualcuno qui dentro? Qua mi sa che era qualche magazzino del direttore. Dici? Dove mettiamo tutti i loro pezzi. Credo, eh. Tutto il materiale. Perché non penso siano qua solo per... Guarda. Pezzi di legno, magari dove arrotolavano il cotone. Vedi come sono fatti. Guarda, tipo il taglio. Sì, magari lo trovano il cotone con questo. Qua mi sa che era un magazzino loro. È crollato il muro perché magari era diviso in due. Non c'è nessuno qui dentro. Tu dici a chi vieni qui dentro? Gli unici due scemi siamo io O magari prima quando e era, si può dire, aggiustato, ci veniva a giocare o magari si nascondeva. ma magari era anche proibito, magari cose di lavoro. Sai, ma... Adesso non, mi sembra che era, l'altra volta mi sembra che ha detto che il direttore era il nonno. Se non mi ricordo male, se non vorrei dire una scemenza. Attenzione, eh. Sì, tranquillo. Prima però, il rumore di ferro che mi è sembrato. Rimanere bloccato col cellulare. Sono in quadri, non fermo. Mi sembrava il rumore di ferro di prima poteva essere questo. Sì, un nome, sì, un nome, un rumore del genere. Magari era lei che correva una parte all'altra e ha toccato. Lì c'è una porta che si sale su. Magari da dove siamo arrivati lì. È Scarpa. una scarpa del tuo nonno? Attenzione al vetro, eh.